Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo su un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ci riusciremo? Non si sa, però ci proviamo, piano piano stiamo salendo, signori. Allora, cosa facciamo nel video di oggi, signori? Nel video di oggi andremo a sfruttare... andremo a sfruttare il fatto che abbiamo migliorato la nostra miniera. Qua mi sto portando avanti perché domani andremo intanto a recuperare diamanti. Oggi andremo a recuperare diamanti. Domani andremo a recuperare il libro di mending, signori. Perché voglio vedere se riusciamo ad recuperare un po' di diamanti in modo tale da fare nuovi incantesimi per migliorare le nostre attrezzature. Perché abbiamo delle buone armi, ma non abbiamo la perfezione. Quindi, se riuscissimo a migliorare le nostre armi e la nostra armatura con degli accoppiamenti, con delle nuove armature o nuovi utensili, poi potremmo mettere il mending che recupereremo dal villaggero che abbiamo qui nel villaggio e avremo sicuramente migliori attrezzature. Ma un passo alla volta, signori. Allora, il piccone con setacci ci serve? Non penso, quindi lo possiamo lasciare qui in sicurezza nella nostra bellissima cassa della confusione più totale. Dovremmo anche in uno dei prossimi video, signori, andare a sistemare il magazzino, perché qui dentro non ci si entra più. Ho tutte le casse piene, ho tutte le ciampusaglie più possibili immaginabili. Quindi, oh cazzarola, mi ha fatto saltare in aria. Mucca, che cazzarola vuoi tu? Levati, non rompere le scatole. Un giorno avremo una targhetta, ti daremo un nome. Oggi non abbiamo né una targhetta né un nome da darti e quindi non ti daremo assolutamente nulla. Signori, scendiamo il piffero, perché ripariamo un attimino questo piccone con i pochi diamanti che ci sono rimasti, perché sennò sto piccone non dura da qua a Natale. Abbiamo un solo diamante, signori. Abbiamo necessità di trovare nuovi diamanti, decisamente sì. Con l'unico diamante che ci è rimasto ripariamo in modo... per quel che possiamo il nostro piccone. Partiamo con questo piccone di ferro e andiamo a fare un altro piccone di ferro per sicurezza, signori, perché se nella miniera dovrebbe iniziare a cedere il nostro piccone, dobbiamo un attimino essere preparati, e siamo preparati in questa maniera. Qui posiamo questi alberelli di betulla che non ci servono a nulla, come il legno di betulla che per il momento non ci serve a niente. E no, non devo scendere di qua per andare in miniera, devo scendere di qua. Dovremmo anche abbellire questa zona di qua, signori, perché sì, è carina, però non mi piace con queste torce così, è un po' a se stessa. Scendiamo in miniera, signori, veloce e rapido, per chi se lo fosse perso questa nuova andata in miniera. E ricordo che nei due episodi precedenti abbiamo... Che cazzo abbiamo là sotto? Dei glitch video? Sì, penso di sì. E ok... Allora, noi qui abbiamo una zona di miniera veramente brutta, signore, veramente brutta. Allarghiamo un attimino tutta questa zona di qua, perché dovremmo fare un attimino... Allora, io allargo un attimino di qua, ma non è quello che dobbiamo fare nel video di oggi. Decisamente no, nel video di oggi dobbiamo andare in esplorazione. Dobbiamo andare a cercare i nostri diamanti, signori, 1, 2 e 3. I nostri diamanti che li andremo a cercare a livello... meno 59, perfetto signori. Iniziamo a scalare da qua, è inutile fare scalette che salgono, scalette che scendono. Scaviamo di qua 3 blocchi di altezza, così da crearci più spazio possibile. Oramai distruggiamo questo piccone di ferro nella speranza di trovare dei diamanti a questa altezza. Scaveremo come se non ci fosse un domani. L'obiettivo è quello di trovare dei diamanti, signori. Riuscissimo a trovarne uno stacchettino, saremmo i giocatori di Minecraft più contenti del mondo. Vogliamo allargarlo di un altro proprio per farla brutta? Ma sì, fino a 4 blocchi riusciamo a scavarli. Allora, il piccone di ferro è veramente brutto per scavare questi blocchi che sono più duri. Abbiamo quello di diamante che è pronto, signore, carico a far le peggio scavate. Allora, dobbiamo semplicemente andare dritti come se non ci fosse domani. Quando ci fermeremo? Non lo so, questo non ve lo so dire, signori. Intanto iniziamo a scavare e incrociamo le dita sperando di trovare il piccone che se n'è andato. Andiamo con quel collo di diamanti, signori, decisi, rapidi e indolori. Non abbiamo paura di utilizzarlo e lo utilizziamo. Abbiamo un'efficienza 4 in questo piccone, dovremmo un attimino
correre come se non ci fosse un domani, e questo è quello che sta succedendo. Tra l'altro abbiamo anche fortuna in questo piccone, quindi qualora dovessimo incontrare subito i diamanti e per sbaglio scavarli, andremo subito a raddoppiare. Il problema è riuscire a trovare diamanti. Questo è qualcosa, questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo e non sarà per niente facile, ma noi non demordiamo, signori, non demordiamo. Io scavo come se non ci fosse un domani. Per il resto tutto bene? Voi state bene? State passando un buon inizio di vacanze? Buon inizio perché magari c'è qualcuno che ha fatto gli esami di maturità e quindi li ha finito da poco e quindi magari è da poco che è in vacanza. Qui c'è la redstone che ci dà esperienza, ma non ci serve a nulla l'esperienza in questo momento. Dobbiamo cercare i diamanti. Per gli altri che già saranno in totale vacanza e totale relax, beati voi, io ancora sono al lavoro. Tra qualche giorno avrò i primi giorni di ferie e poi se ne parlerà a settembre, signori. Se tutto va bene, se il canale cresce, a ottobre torneranno le live. Però questo col senno di poi vedremo. Signori, io continuo a scavare, faccio un breve taglio. Vediamo se ci aggiorniamo magari quando trovo qualche nuovo diamantozzo. Perché ok, la sessione di mining è il chiacchiericcio, però se non troviamo nulla c'è poco da fare, c'è poco da fare. Rapido taglio, rapido taglio. Signori, se ve lo state chiedendo, io sto ancora continuando a scavare. Dai, toglie così, dai, li abbiamo trovati, sì, dopo un tunnel infinito, infinito li abbiamo trovati. Porca miseria, dammeli giusti però, dammeli giusti, sono tre. Solo tre, dai, non mi puoi. Tre sono ok, sono qua, dai, quattro sicuro, sono qua, sono cinque. Bella così, signori, sono cinque diamantozzi per noi, sono cinque diamantozzi per noi. Va bene così, va bene così. Dai, è così. Noi abbiamo il piccone con fortuna 3. Sono 5 diamanti. Vediamo quanti ne pigliamo. 1, 2, 3, 4, 5. Per noi sono 6, signori. Qua sotto c'è l'altro. Attenzione, attenzione. Qua sotto c'è l'altro. Stegete. 13 diamanti in un colpo solo. Spettacolo, spettacolo. Va bene così. Questa rete se non la prendiamo. Ma sì, sono casato, signori. 13 diamanti sono tanti. Porca miseria, se sono tanti 13 diamanti. Pia, pia, la redstone. A che ci serve? Nulla. Però ci fa fare esperienza. Ora dobbiamo un attimino uscire nuovamente di qua. Metti sta ghiaia che non serve a niente. Va bene così. Ok, signori, continuiamo la ricerca dei diamanti. Perché 13 sono buoni, ma ne vogliamo molti di più, signori. Decisamente sì, decisamente sì. Si continua a scavare di qua. Sì, continuiamo a scavare di qua. Anche il piccone ci sta iniziando a dare dei segnali di cedimento. Questo non è buono, non è buono, non è buono. Ma noi continuiamo a scavare. Basta, redstone però. Redstone basta. C'è bastata quella di prima. Basta, 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 basta. Mi devi dare diamanti, diamanti. E si continua a scavare come se non ci fosse un domani. Una giornata passata a scavare. Però facciamo una cosa più bella con la sorpresa, signori. Leviamoli questi diamanti di qua. Li abbiamo trovati, li lasciamo lì belli carini e coccolosi. Vediamo se riusciamo a trovarne degli altri continuando a scavare verso l'infinito e oltre, signori, verso l'infinito e oltre. Abbiamo l'obiettivo di trovare diamanti e li troveremo. In questo video li troveremo, signori. Li troveremo, ve lo dico io. State tranquilli che li troviamo. E scaviamo come non c'è un domani. Come si può notare, signori, io ho mollato lo scavo da 3 e ho preso lo scavo da 2. No, prima facciamo dei tunnel molto più alti, signori. Adesso stiamo solamente andando a 2 e chi se ne frega. Qua c'è del ferro, lo prendiamo. Piccone fortuna, il ferro non è che ci serve più di tanto, però Che culo, signori, questo è culo, questo è fottutamente culo. Altri due diamantozzi, dammene tre, dammene tre, dammene tre, dammene tre. Dammene qualcun altro, no, solo due. Sei un po' bastardo, però. Sei un po' bastardo, mi fai sentire l'odore e poi non me li fai beccare. Dagli con uno, ok. Dagli con due, bello così, per un totale di 18. No, li voglio vedere qua, signori, li voglio vedere sul nostro zona obiettivi. Li voglio vedere qua, 18, 18, va bene così, va bene così, va bene così, va bene così. Va bene così. Dai, mi sono rotto un po' le scatole. Dai, cambiamo direzione, andiamo di qua, andiamo di qua. Vediamo se becchiamo qualcosa di interessante da questa parte. Sto facendo dei buchi a caso, non sto più seguendo una linea normale
definita, ma buchi puramente a casa, signori. Troveremo qualcosa, chi lo sa? Noi scaviamo, noi scaviamo. Tant'è vero che mi intersecano con buchi fatti in altre situazioni. Perfetto, va bene. Noi scaviamo senza problemi. Andiamo di qua, signori, andiamo di qua. Dato il nostro piccone di diamante ci sta abbandonando, come anche le torce ci stanno abbandonando. Damos, è così, doi, altro diamantozzo, è uno solo, no, dai, due, ok, due ci sta bene, due ci piace, sono tre, c'è anche la redstone, sono tre e c'è anche la redstone, buono così, sono quattro per noi, dai, è così, questa l'avevamo vista prima, quanti cazzo la sono? Sono quattro sopra. Più uno sotto, sono altri 5 picconi, ne abbiamo 18 col piccone fortuna, questi diventano la bellezza di Zdembede, piali tutti, 23, 24, 24 diamanti sono tanti, signori, 24 diamanti sono veramente tanti. Già possiamo farci un'armatura nuovamente completa, ma non è il nostro obiettivo è uno stack di diamanti, signori. Voi non sapete quanto sto a scavare io. Lapislazzi, che cazzo, per un attimo ho detto altri diamanti. Lapislazzi ci danno esperienza, ma non ci servono più di tanto i lapislazzoli. Non abbiamo più tanti libri da incantare. Apriamo, alziamo di tre. Che culo, dai, è così. Quanti cazzo roba sono? Dai, dammene un'altra botta. Redstone. Allora, aspettate che sono tanti questi, signori, sono tanti questi. Sono uno, due, tre. 3? Solamente 3? Solamente 3? No, non mi puoi deludere così. Sono solo 3. Porca miseria, solo 3. Però noi li pigliamo lo stesso. Dai così, vai. Osè, olè e olè. Per un totale di 35 diamanti, signori. Spettacolo, spettacolo. Continuiamo, però cambiamo piccone, signori. Perché sennò noi non ci arriviamo a completare. Piccone cambiato e continuiamo a scavare. Troveremo qualcosa, non lo so. Saliamo di uno e proviamo ad andare ancora in profondità. Ancora in profondità. Io non sto più capendo dove cazzarola stiamo scavando. Però andiamo. Però andiamo. Dai, 35 diamanti già so tanta roba. Allora, dobbiamo farci le torce perché non ne abbiamo più. Abbiamo un attimino un problema di tecnico-tattico di torce. Basta. Basta e basta. Tutta sta cazzola di pietra che non abbiamo che farci. E va bene, continuiamo a scavare. Abbiamo detto che proviamo a scavare 3. Qui c'è della redstone che pigliamo col piccone normale. Tanto, signori, non ci serve tutta sta redstone. Va bene così. Dai, scava, scava, scava. Io vi sto tagliando i pezzi in cui scavo inutilmente da solo. E vi lascio quelli con i diamanti. Vi lascio quelli con i diamanti. Due sono tre. Tre ci piacciono, signori. Occhio a non prenderli col piccone normale, perché sennò potrei smattare male. Lapislazzoli. Ok, facciamo la pulizia, vediamo quanti ce n'è. Vediamo quanti ce n'è, signori. Vediamo quanti. Quello è nuovo, quindi già sono. Attenzione a non fare danno. È bellissima questa. Quanti cazzo sono? Sono tre. Sono uno, due. 3, 4, sono 4? Sono 4? Sì, perché qua di qua si apre da questa parte. Ok, sono 4. 4 ci piace, 4 ci piace. Non lo voglio questo, buttalo. 4 diamanti, per un totale di, partiamo da 35. Staccalo, zio. Per un totale di 45 diamanti, signori. Andiamo sempre più su. Bello così, però. Un altro po' di lapislazzo sinceramente li prenderei. Non questo, non questo. Dai, lapislazzo li possono sempre tornare utili. Però cambiamo sempre il piccone. Perché non ha senso. Pigliamoli semplicemente così per onor di cronaca. Onor di cronaca. È anche vero che dovremmo fare dei livelli se vogliamo vedere di incantare qualcosa meglio, signori. Continuiamo ad andare. Vediamo se troviamo qualche altra cosa. Signori, per voi questo video sarà sempre durato sui 12-15 minuti forse, non lo so, io sto registrando da forse un'ora e poco più, perché giustamente non trovando niente io continuo a scavare all'infinito e sperando di trovare qualcosa. Ma se ci trovi così, altri diamantozzi per noi, altri diamantozzi per noi.
Altri mantozzi per noi. Altri due, ok. Due ci piacciono. Dammene di più di due, però, ti prego. No, solo due. No, solo due sei un po' stronzo. Solo due sei un po' stronzo, ok. Sono quattro. Quattro già ti fai rispettare. Quattro già ti fai rispettare. La cosa mi piace. Solo quattro, non ce n'è altri? No, va bene 4, dai, va bene, ci accontentiamo di 4. Intanto il nostro piccone di ferro sta per andare a quel paese. Damo così, ne abbiamo 45, signori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamanti, signori. Questa è stata una bella vena. E saliamo a quanti cazzola saliamo? No, prenditi subito quelli, signori. Prenditi subito uno stacco e due. Uno stacco e due e tanta roba. Uno stacco e due e tanta roba, signori. Damo sei così, cambiamo lato. Andiamo. C'ho voglia, dai, pigliamone qualche altro, pigliamone qualche altro. Possiamo finalmente fare un blocco di diamanti, signori. La metti a porca miseria, si è rotta la nostra palla. Si è rotta il nostro piccone di ferro. Ne facciamo un altro di ferro, signori, per forza. Tanto il ferro ce l'abbiamo, sì. Ce l'abbiamo il ferro, sì. Oia, puff. Abbiamo i golem che spawnano come niente, quindi comunque ce la possiamo andare a rifare. Dobbiamo semplicemente però recuperare la nostra crafting table. No, mi serve la crafting table, grazie, gentilissimo. Il piccone mio ce l'ho, sì, ok. Considerate che già qualcuno lo perderemo di diamanti, lo perderemo perché giustamente andremo a dover riparare il piccone, sul quale poi metteremo mending e sarà tutta un'altra situazione. Però prima di mettere mending voglio vedere se riusciamo a trovare qualche altro diamantozzo così bello, così è bello, così è bello, così è bello e mi piace. Dai, uno solo, no, uno solo, ripeto, uno solo sei sempre un po' stronzo. Uno solo sei sempre un po' stronzo. Due, ok, due va bene, due già va meglio, solo due. Dai, ti confermo che sei stronzo, decisamente sì. Uno, ok, due, ok. 3, ok, ce n'è qualche altro qua nascosto? No, perfetto, sicuramente col piccone di diamante andiamo molto più veloci, signori. Ne abbiamo presi altri, uno stack e 8. Uno stack e 8, dai, continuiamo a scavare. Riuscissimo a trovarne qualche altro, lo fermiamo questo video, promesso, lo fermiamo. Se riusciamo a trovarne qualche altro, ci fermiamo. Uno stack fa, mamma mia, che goduria, uno stack di diamanti e tanta roba. Dai così. Possiamo, vabbè che se appunto ci rifacciamo un'armatura, ci facciamo nuovamente gli strumenti è finita. Cioè finiscono in un batter d'occhio senza neanche pensarci troppo. Altri diamanti trovati. Ma che bella questa zona, signori. Abbiamo trovato una zona bella carica. Quanti me ne dai? Uno? Se ne dai uno solo sei stronzo. No, ma sei stronzo forte però. Solo uno. Ma che stronzo. Dai, va bene. Uno, ok. Due, ok. Altri due diamantozzi per noi. Tre, signori. Dai così. Tre, quattro. Bello così. Mi piace così, signori. Così mi piace. Ne abbiamo altri 17. Tanta roba, tanta roba. Tantissima roba. L'obiettivo è dover fare altri livelli per incantare il mondo, signori. Io direi che però possiamo fermarci per quest'oggi, no? Voi che dite? Io direi di sì. Dico 64 diamanti più altri 6, 17. Penso che sia un buon bottino, signori. L'obiettivo diamanti l'abbiamo raggiunto. Possiamo nuovamente incantare tutto e andare bene così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento domani. Mi raccomando, iscrivetevi che continuano le imprese del mitico Maullo. Bella raga, ciao!